Benvenuti a TeleCRU, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la proposta di legge qualità del lavoro e dei servizi alla persona. È un atto con cui si vuole regolare un ambito delicato e complesso come quello dei servizi alla persona, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi del welfare, l'inserimento anche nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità attraverso specifiche disposizioni che regolano gli affidamenti dei servizi sociosanitari e educativi. Da oggi, ha spiegato in aula la presidente della terza commissione Leonora Pace, non si potrà più puntare tutto sul ribasso delle offerte economiche. Questa legge è il risultato di un lavoro lungo e meticoloso della commissione e di un confronto con i soggetti interessati, centrali cooperative, associazioni, forum del terzo settore. La legge mira a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare e a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità. Essa detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti dei servizi alla persona, il cui affidamento sia di competenza della Regione, dei Comuni, delle aziende sanitarie regionali, delle agenzie regionali, degli enti strumentali e degli organismi dipendenti dalla Regione. Il ricorso alle procedure di affidamento è ammesso solo nel caso in cui non sia possibile apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del terzo settore. In caso di esternalizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto. Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato utilizzando una formula che abbia una funzione dissuasiva rispetto a una competizione eccessiva sul prezzo. Le stazioni appaltanti dovranno prevedere una espressa clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché assicurare il mantenimento dell'anzianità di servizio e i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Passiamo all'attività delle commissioni consiliari permanenti. In prima commissione le proposte di modifica del CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, elaborate dalla Commissione Statuto. Ce ne riferisce in questo servizio David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni a Perugia per l'illustrazione della proposta di legge ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 del 2008 che disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali. Il testo è stato elaborato e discusso nella Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari ed è firmato da tutti i suoi componenti che sono il presidente Daniele Carissimi della Lega, il vicepresidente Andrea Fora Patto Civico, i consiglieri Vincenzo Bianconi del gruppo misto, Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, Eleonora Pace di Fratelli d'Italia e Fabio Paparelli del Partito Democratico. La proposta di legge interviene sia sulle procedure elettorali per il rinnovo del CAL, sia su aspetti che riguardano il suo funzionamento. L'atto modifica anche le competenze di soggetti che possono prendere parte ai lavori del Consiglio delle Autonomie Locali, così da rendere la normativa in linea con le modifiche dello Statuto regionale approvate dall'Assemblea Legislativa nell'ottobre scorso. Tra le altre cose, la proposta di legge modifica il ruolo del CAL nel processo di partecipazione della Regione alla programmazione dei fondi strutturali europei, rivede la tempistica per la presentazione del programma di attività e per la trasmissione delle relazioni sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno precedente. Inoltre viene inserito un meccanismo virtuoso di informazione sull'esito dei pareri del CAL e viene semplificato il meccanismo elettorale per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie Locali alleggerendo gli adempimenti a carico dei comuni.
Infine viene introdotto un gettone di presenza a invarianza finanziaria con il quale si punta a premiare i presenti e nello stesso tempo si punta a irrigidire il meccanismo delle giustificazioni prevedendo anche nuove cause di decadenza dei membri che non partecipano. E in seconda commissione approvate all'unanimità alcune modifiche e integrazioni alla proposta di risoluzione sui problemi sollevati dagli agricoltori, proposta che era già finita in aula ed è stata rinviata per ulteriori approfondimenti in commissione. Questo è il documento che ne è scaturito. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha votato all'unanimità dei presenti una nuova proposta di risoluzione contenente provvedimenti a tutela e sostegno del settore agricolo umbro, che verrà posta al voto dell'Aula nella riunione della prossima settimana. Il dispositivo del nuovo documento di indirizzo prevede importanti e molteplici impegni per la Giunta regionale. Nello specifico, farsi carico nelle sedi opportune nei confronti del Governo della necessità di una revisione nel medio termine della PAC da parte della Commissione europea e del piano strategico nazionale che metta al primo posto l'obiettivo di assicurare alle imprese agricole l'indispensabile sostenibilità economica. Sostenere quindi il pieno rispetto del decreto legge 198 con particolare riguardo al contrasto verso le cosiddette pratiche sleali che relegano le imprese agricole in una condizione di subordine e di subalternità all'interno del mercato con una proposta al governo nazionale e al Parlamento che stabilisca il riconoscimento dei reali costi di produzione avvalendosi di autorità di controllo come ISMEA. Sollecitare il Governo nazionale affinché garantisca il mantenimento del gasolio agevolato, promuovendo politiche volte al contenimento del suo prezzo. Incrementare la dotazione finanziaria a favore di agricoltori e allevatori che operano in aree collinari o di montagna. Sostenere la revisione delle misure europee relative alla concimazione delle zone vulnerabili nel periodo novembre-febbraio, anche in considerazione dei cambiamenti climatici e delle reali condizioni meteorologiche, rendendo più flessibili i vincoli come previsto dalle stesse norme europee sulla base dei dati agrometeorologici, con eventuali deroghe concesse dalla Regione. Valorizzare la filiera della zootecnia, con particolare riferimento alla chianina, in considerazione delle riconosciute qualità organolettiche del prodotto e della sicurezza dello stesso e dell'efficacia del sistema di controllo sanitario garantito dalla Regione. Proseguire l'attività di promozione dei prodotti regionali di qualità anche attraverso l'identificazione di un marchio regionale che ne identifichi l'origine, la sua tracciabilità nel processo produttivo e le sue caratteristiche qualitative legate al territorio di origine umbro. Favorire l'accesso al credito alle imprese agricole in considerazione della peculiarità che le riguardano, con particolare attenzione ai giovani e alle donne imprenditrici agricole, anche mediante l'istituzione di un fondo rotativo con l'abbattimento dei costi degli interessi. Porre in atto misure di sostegno volte alla reale remunerazione dei danni subiti dall'impresa agricola a causa della fauna selvatica basati sul valore commerciale della coltura e delle greggi predate e nel contempo attivare le iniziative tese a ridurre il danno. Verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati di abbattimento dei capi della specie cinghiale e l'adozione dei piani di contenimento tesi a raggiungere l'obiettivo zero nelle aree non vocate, così da centrare gli obiettivi posti dal commissario alla peste suina. Avviare una procedura per sostenere i costi di smaltimento degli animali predati anche al fine di poter censire in modo puntuale i reali capi abbattuti della fauna selvatica. Il consigliere regionale della Lega, Daniele Carissimi, annuncia una mozione tesa alla promozione e al sostegno delle iniziative di alfabetizzazione mediatica nel sistema scolastico regionale. Negli ultimi decenni il fenomeno delle fake news e della disinformazione diffusa attraverso internet e i social, ha ricordato Carissimi, ha assunto connotati preoccupanti a livello globale. L'alfabetizzazione digitale, intesa come capacità dell'utente di discernere le fonti e notizie affidabili da quelle false, è una sfida che deve essere affrontata per garantire che i cittadini, specialmente i giovani, possano fruire dei canali digitali in modo consapevole e sicuro. L'obiettivo è quindi equipaggiare gli studenti con le competenze necessarie per valutare criticamente le informazioni online e distinguere tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Allo stesso tempo coinvolgere i genitori e insegnanti nel processo educativo, fornendo loro le risorse necessarie per sviluppare le competenze critiche degli studenti.
Il Partito Democratico è pronto a un'azione congiunta in regione e nei comuni di Perugia e di Umbertide con l'obiettivo di sbloccare la situazione dei terremotati del sisma del 9 marzo 2023. Così il consigliere regionale del partito, Tommaso Bori, annunciando che la mozione presentata in regione per impegnare la Giunta a una serie di azioni che sostengano i cittadini che da un anno attendono risposte, è stata presentata anche nei comuni di Perugia e Umbertide per dare tutti gli strumenti necessari affinché la situazione dei terremotati possa essere finalmente presa in carico con serietà ed efficienza. La morosità incolpevole si fonde spesso con quella non incolpevole, creando difficoltà al bilancio di ATER. L'ha detto l'assessore Melasecche in occasione delle modifiche all'edilizia residenziale pubblica approvate in terza commissione. Per andare incontro alle famiglie abbiamo previsto anche una rateizzazione dei debiti che in passato però non ha funzionato, andando a creare insolvenze di migliaia di euro. Nonostante i 600 appartamenti che verranno complessivamente messi a disposizione da ATER, ci sono ancora molte famiglie che hanno bisogno di un alloggio. Bisogna dunque trovare una soluzione improntata all'equità, dando risposte a coloro che hanno davvero necessità di accedere a un alloggio pubblico. I rappresentanti del sindacato del SUNIA si sono detti soddisfatti per il testo predisposto dalla Giunta e auspicano il monitoraggio a 6 mesi dalla sua attuazione, che si spera sia rapida. Per questa edizione è tutto. Vi ricordo che questo notiziario video dell'Assemblea Legislativa Telecrew va in onda nelle emittenti regionali, televisive, radiofoniche. È disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.